chiaramente con l'utilizzo del farmaco. Conoscere nelle famiglie, spero, la valenza di ciascun farmaco e quindi la interazione tra esso e altre cose, credo che non sia noto a molti di noi che sono comunque consumatori per ragioni di necessità dei farmaci. Quindi abbiamo sponsorizzato, tra virgolette, molto positivamente questo evento, questa presentazione. Crediamo di poterlo, con l'assenza del dottore Di Novella, tenere pubblicato sul nostro sito. È una banca dati di oltre 7.000 farmaci con le interazioni, quindi di conseguenza, e credo che sia un'utile informazione per migliorare anche la qualità della vita. Era cosa dovuta stare a fianco di un'iniziativa del genere. Mi compiaccio anche del fatto che l'abbia voluto presentare qui in provincia e mi compiaccio anche della considerazione che è stata sponsorizzata e quindi voluta insieme a noi anche dall'Ordine dei Farmacisti e dall'Ordine dei Medici. Ci sarà anche una presentazione di uno studio chiaramente più approfondito ad opera di un professore, quindi abbiamo una valenza scientifica ed una di tipo sociale che era giusto e necessario Farmacista. accompagnare. E oggi presenterò alla provincia di Salerno un mio lavoro scientifico, PharmaMenu, che è il primo motore al mondo di ricerca delle interazioni tra farmaci, alimenti e piante medicinali. Potremmo definire le interazioni come delle antipatie che possono verificarsi tra un farmaco, un alimento e una pianta medicinale. Antipatie anche a volte molto pericolose, tali da rendere il farmaco che assumiamo a volte molto tossico, a volte poco efficace. E digitando il nome del farmaco su www.farmamenu.it, gratuitamente l'utente può conoscere tutti gli alimenti e le piante da non associare a quel farmaco e il motivo per cui questo non è opportuno. Oltre che su internet, PharmaMenu è anche scaricabile su iPhone e Android, perché sono presenti due applicazioni. Contiene più di 3.000 farmaci italiani per un totale di 50.000 interazioni, ma è stata predisposta anche una versione internazionale di PharmaMenu con tutti i 70.000 farmaci del mondo, dal Canada al Kazakistan, che presentano interazioni con i farmaci, con gli alimenti e le piante, per un totale di oltre 2 milioni di interazioni. PharmaMenu è stato validato scientificamente da oltre 200 lavori scientifici che sono stati valutati ed approvati dall'Università Federico II di Napoli. Ha ricevuto il patrocinio dell'Ordine dei Medici, dell'Ordine dei Farmacisti e della Provincia di Salerno. Oggi verrà regalato agli ospedali della Provincia di Salerno perché possano orientare la dieta del paziente alla terapia farmacologica che sta sostenendo, perché l'ospedale è l'unico posto dove il paziente viene contemporaneamente curato e nutrito. E quindi, se gli ospedali avessero un'attenzione a questo tipo di qualità di cura, gli ospedali sarebbero i primi al mondo ad offrire un servizio del Buongiorno, sono il genere. professore senatore della ex facoltà di farmacia, attualmente dipartimento di farmacia della Università Federico II di Napoli. Sono qui in veste di direttore del corso di perfezionamento in piante officinali e preparazioni fitoterapiche, proprio per presentare questo PharmaMenu del dottore Diego Di Novella. È un'opera senz'altro mastodontica perché ha richiesto un impegno notevole, consultazione di diversi testi a livello universitario, chiaramente, siti internet e anche penso più di 150 articoli da riviste scientifiche pubblicate ovviamente su riviste internazionali. È un'opera molto importante per i farmacisti e per i medici e credo che sia utile anche per il pubblico perché basta un semplice clic per capire di che cosa si sta parlando e per capire se è possibile assumere una sostanza nel mentre si sta mangiando qualche cosa. Sì.